Domani il Pescara affronta una corazzata del campionato, il Lecce, ma l'input che lancia il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia, complice anche la brutta classifica, è chiaro. Bisogna usare di più, essere propositivi, perché urge la vittoria. Su questo atteggiamento più offensivo si è lavorato in questi giorni. Abbiamo avuto una settimana in più di tempo per lavorare, per cercare di dare dei concetti diversi, di lavorare su quello che avevamo fatto in questi 4 giorni prima di Frosinone, e quindi cercheremo di mettere in campo una formazione che possa avere prima di tutto equilibrio e poi che possa cercare di fare qualcosina di più per quanto riguarda la fase di possesso palla. Sta cercando di lavorare con grande serenità su tutto, insomma, perché bisogna toccare tutti i tasti, prima di tutto quello della testa, dell'autostima, della consapevolezza, perché questa è una squadra che ha qualità, che ha dei giocatori che assolutamente devono e possono tirar fuori il Pescara da questa situazione attraverso il lavoro quotidiano duro, perché lavoriamo tanto, e cercare di entrare nella mentalità di giocarsi le partite. Gli infortuni continuano ad oberare il gruppo. Tabanelli si è fermato oggi per un problema muscolare ed è out. Bocchetti si è fermato ieri ed è praticamente fuori. Non recuperano Seter, Sorensen, Rigoni e Riccardi. Grassadonia prosegue con il 3-5-2 con alcune novità rispetto alla partita di Frosinone. In attacco si avvicina il debutto di Niccolò Giannetti, che scalpita dopo una buona settimana di lavoro e può strappare una maglia da titolare a Odgaard, il centravanti danese che finora non ha mai trovato la via del gol in 6 presenze biancazzurre, mentre Giannetti l'ultima rete l'ha segnata nel dicembre 2019. L'altro attaccante sarà Galano, l'uomo dal quale Grassadonia si aspetta il salto di qualità per superare l'anemia offensiva. A centrocampo Maestro ha scalato posizioni ed è in vantaggio su Machin. Con lui Busellato, confermato in regia, e De Sena. Bellanova a destra, Nzita in vantaggio su Masciangelo a sinistra. Trio di difesa composto da Gut, Drudi e Scognamiglio, a meno di un improbabile recupero di Bocchetti. Nel caso gli farebbe spazio Gut. Partirà dalla panchina Memushai, per il quale Grassadonia pensa ad un ruolo in regia nelle prossime partite, appena avrà riguadagnato una migliore condizione. Le aspettative di Grassadonia. Io sono convinto che la Serie B è un campionato, come dico sempre, che non finisce mai. Domani dobbiamo trovare la prestazione, bisogna che la squadra faccia una gran partita da un punto di vista caratteriale, che è quello che avevo chiesto a Frosinone, ho visto, e poi bisogna alzare i giri quando siamo in fase di possesso palla. Oggi, questa settimana, abbiamo lavorato tanto su quello che era un'alternativa a quello che abbiamo fatto a Frosinone, e vediamo domani, insomma, come prepararci a questa gara. Abbiamo ancora una giornata di tempo. Bisogna tenere bene in mente quella che è la posizione di classifica, quello che bisogna fare per uscire da questa posizione di classifica. Ci sono tutti i presupposti per far sì che questo succeda ed è chiaro che bisogna avere degli atteggiamenti giusti. 8 le assenze nel Lecce, spiccano quelle di Ajapong, Calderoni, Nikolov e Pisacane. Il tecnico Corini ha però recuperato Taxidis, Henderson e Rodriguez. Nel 4-3-1-2, davanti al portiere Gabriel, agiranno Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo. In mediana Bjorkengren, Taxidis e Hjulmand. Rodriguez dovrebbe affiancare Koda. Ballottaggio Henderson, Mancosu come trequartista. Cambia poco perché sono due giocatori di qualità e magari uno è più dinamico dell'altro, l'altro è tecnicamente, voglio dire, ha qualcosa in più. Stiamo parlando di giocatori comunque forti, stiamo parlando di una squadra che è stata costruita per vincere, quindi è una squadra che ha potenzialità, è stata fermata, voglio dire, soprattutto dal Covid, perché hanno perso il loro principale attore, che è Corini, che è un valore aggiunto, e adesso ha ricominciato a camminare, a correre, quindi sarà una sfida importante per noi, importante per loro, ma grande fiducia dobbiamo avere nell'affrontare questa gara.